Ciao, ciao amici. Allora, oggi voglio parlarvi di un concetto che a me sta molto a cuore, piace tantissimo, ed è questo, una bellissima frase, uno slogan di Grant Cardone, non è mia, di un autore americano che si chiama Grant Cardone. La frase è questa, la frase è: tutti vogliono andare in paradiso, però nessuno vuole morire. Tutti vogliono andare in paradiso, ma nessuno vuole morire, che è un brutto paradigma, ed è il paradigma del cambiamento. Di fatto, ragioniamo su questa affermazione. Significa che tutti vogliono andare in paradiso, ma nessuno vuole morire. Significa che nessuno è disposto a sacrificarsi per fare le cose necessarie per ottenere il cambiamento. Ovvero, tutti quanti vogliono il cambiamento, ma nessuno è disposto a cambiare. Molto spesso le persone non sono disposte a cambiare. Adesso vediamo perché cambiare. Allora, tanto perché cambiare? Togliamo subito, sgombriamo subito la mente da una cosa: il cambiamento non è necessario, cioè. Se le cose ti vanno bene e il tuo business funziona, le cose ti vanno bene, prosperi, non hai bisogno di cambiare. Non devi cambiare, devi lasciare le cose così come stanno. La prima cosa da fare se un business va bene, se le attività vanno bene, è non cambiare. A meno che non intendiamo per cambiamento quella fase in cui deleghi l'azienda tua a qualcun altro perché l'hai organizzata, strutturata in tal modo per cui l'azienda cresce, a un certo punto non puoi controllare tutto tu e quindi devi delegare a dei manager. Allora, quello lì è un cambiamento difficile per molte persone, ma necessario per mantenere la prosperità. A parte questo, se le cose vanno bene, non c'è motivo di cambiare nulla in un'azienda, in una società, in un'attività commerciale, un'attività di qualsiasi natura, in qualsiasi business. Però se c'è bisogno di cambiare, perché c'è bisogno di cambiare? C'è bisogno di cambiare perché le cose non vanno bene. Allora, se le cose non vanno bene, la prima cosa da fare, come ho scritto nel mio libro Mai più in crisi, la prima cosa da fare è cambiare qualcosa, cambiare una parte del tuo business o tutto il tuo business. Magari devi cambiare fornitori, ma devi cambiare il modello di business o il modello di vendita, oppure prezzi, oppure il target, oppure i clienti, oppure i fornitori. Oppure devi cambiare semplicemente il sistema di distribuzione. Non lo so, io non so cosa devi cambiare nel tuo business se non sta funzionando. Ma una cosa è certa: se il tuo business non funziona, non stai vivendo un momento di crisi, la prima cosa da fare è cambiare. Il problema qual è? Ed è il paradigma brutto del cambiamento: è che il cambiamento incute timore. Perché incute timore? Cos'è la paura? La paura, tra virgolette, è quell'emozione negativa che blocca le persone quando ci si trova di fronte a qualcosa di inaspettato, di qualcosa che non si sa gestire, qualcosa di non conosciuto. Quindi possiamo dire che la paura del cambiamento è dovuta al fatto che tu non hai una mappa, non sai dove andare, non sai cosa fare. Quindi hai bisogno di una linea guida. Perché? Quando è che smetti di aver paura di una cosa? Quando incominci a conoscerla. Possiamo dire che la paura è mancanza di conoscenza e la mancanza di paura è conoscenza. Ecco perché io ho scritto il libro Mai più in crisi, proprio per dare una roadmap, per dare delle informazioni alle persone, agli imprenditori, ai manager, ai liberi professionisti che si trovano in un momento di crisi e hanno difficoltà a affrontare il cambiamento perché hanno paura di quello che succede dopo, perché non sanno cosa succede. Infatti nel libro ci sono tutti gli step da affrontare per generare per ottenere un risultato e uscire dalla crisi. Ecco qual è il concetto del cambiamento. Allora, se l'azienda è in crisi, devi essere ovviamente disposto a cambiare, perché nella procedura è facile dire la prima cosa da fare è cambiare. Nella realtà dei fatti è estremamente complicato. Ed è estremamente complicato perché ovviamente si ha paura a cambiare, no? Non si sa cosa succede. Ma avere delle informazioni è estremamente utile perché avendo delle informazioni su cosa devi fare, su cosa succede poi, su quali sono i passaggi successivi, ti consente di avvicinarti a quel cambiamento in maniera più sicura di te, senza quella paura che normalmente si ha quando si affronta qualcosa di cui non si conosce nulla o comunque si conosce ben poco. Ecco perché appunto il libro Mai più in crisi, proprio per dare alle persone conoscenza di questa cosa, conoscenza di quello che succede per affrontare la crisi, superarla e non caderci mai più. Però il concetto rimane fermo, il concetto è se tu anche conosci quella cosa, poi devi essere disponibile a farla, cioè se tu sai bene cosa succede dopo, devi essere disponibile a ottenere quel momento di morte, quel momento di cambiamento, lasciare le tue sicurezze dietro le spalle ed affrontare il nuovo. Quindi il business per una persona che è in un momento di crisi è un momento molto delicato ed è il motivo per cui molto spesso ha bisogno di un imprenditore di supporto, perché è un momento delicato di cambiamento in cui la mancanza di conoscenza lo lascia spaesato, lo intimorisce, questo lo blocca e quindi lui non sa cosa fare. Ecco perché ha bisogno probabilmente di una guida. Ora,
se non sei disposto a cambiare, non puoi prosperare. Che nel momento in cui sei in crisi e non sei disposto a cambiare le cose, continuerai a ottenere sempre quello, a tenere quello che hai sempre ottenuto. Se continui a fare sempre le solite cose, continuerai a ottenere sempre gli stessi risultati. Tutto questo è ovvio. Se è come voler dire voglio andare in paradiso, però non sono disposto a morire, allora sei destinato a fallire, cioè non c'è nulla da fare, perché se non sei disposto a cambiare quando le cose vanno male, sei destinato a fallimento, non c'è nulla da fare. Ho visto aziende affrontare la crisi, iniziare a fare qualcosa, vedere risalire i numeri e poi ritornare ai vecchi paradigmi, a rifare le vecchie cose che hanno inevitabilmente portato l'azienda di nuovo nel momento di crisi in cui si trovano prima. Quindi l'azienda sale, ma appena sale dice ok, vabbè, allora faccio come facevo prima e ritorna a utilizzare gli stessi stratagemmi, le stesse strategie sbagliate. Sbagliate, non è che siano sbagliate, è che non funzionano e quindi sono sbagliate. Ma non sono sbagliate concettualmente, non sono funzionali al business e quindi si ha un rebound e si ricade nella crisi. Se non sei disposto a morire, non puoi andare in paradiso e quindi sei destinato a fallire perché non sei disponibile ad accettare il cambiamento necessario. Per dare agli imprenditori senso, la conoscenza di quello che succede, di quello che succederà e per affrontare la crisi e superarla e non caderci mai più, ho scritto un libro che è gratuito ancora per poco. Che si trova sul sito www.maipiincrisi.it, un ebook gratuito. Successivamente c'è anche un corso che se vuoi approfondire puoi comprare, altrimenti c'è un meccanismo per poterlo accedere gratuitamente. Ho fatto questa cosa proprio per aiutare gli imprenditori a uscire dalla crisi, ma la figata è che tutto quello che c'è scritto lì è il meccanismo e la procedura che io utilizzo nelle sessioni di coaching con imprenditori che si trovano in crisi. Quindi è una cosa che funziona, perché funziona sempre, come funziona sempre. Questo è quello che vi volevo dire oggi, volevo condividere questo concetto che mi sta molto a cuore. Ricordatelo, tutti vogliono andare in paradiso ma nessuno vuole morire. Se vuoi andare in paradiso ma non sei disponibile a morire, c'è qualcosa che non va. Cioè se vuoi ottenere un risultato migliore di quello che ottieni ma non vuoi cambiare lo status quo, questo è un errore concettuale che devi affrontare e devi rimediare. Se ti è piaciuto questo video, ti prego di condividerlo e piuttosto se ti piacciono le informazioni che ti sto dando, qui uscirà un tastino con scritto subscribe, live subscribe, significa iscriviti ai live in modo che sul cellulare ti arriverà, o al PC ti arriverà una notifica la prossima volta che farò un video in diretta. Ho deciso di fare i video in diretta perché sono più efficaci, più immediati, magari vengono un po' più lunghi, però posso esprimere maggiori concetti. Io ti ringrazio, sono Antonio Panico di antoniopanico.com, sono il tuo business coach e non vedo l'ora di rincontrarti su questa pagina Facebook. A presto, ciao!